Sono Franco Arcovito e oggi ho l'enorme piacere di ritrovare un amico che non vedo da qualche anno. Si chiama Filiberto Ricciardi. E per adesso non vi dico nulla, vi dico solo che mi è ritornato in mente perché ho visto una mostra qui a Messina su delle cover, di dischi famosi. Filiberto, vuoi dirci tu chi sei in quattro parole? Sì, ero uno dei cinque ragazzi messinesi che siamo partiti alla conquista del mercato discografico e siamo stati, devo dire, abbastanza fortunati perché questa è la mia pendola di casa. Siamo stati abbastanza fortunati perché ci è andata bene al primo colpo, diciamo, non speravamo in tanta immediatezza, però andò proprio così con il fondo avviato. No, io devo precisare, tu stai parlando dei Gents. I Gents erano un complesso musicale di musica leggera che qui a Messina hanno spopolato, però hanno fatto anche altre cose. Festival, Cantagiro e robe varie. Però io di te volevo sentire qualcosa di più, cioè per esempio la canzone più rinomata che io ricordo perfettamente a memoria, anch'io, è In fondo al viale dei Gents, appunto. E c'eri tu che eri il cantante, cioè la punta di diamante di questo complesso, era appunto Filiberto Ricciardi. In fondo al viale è inteso sia Filiberto che io siamo messinesi e si parla del viale San Martino e quel bar in fondo al viale credo fosse il bar Progresso, o sbaglio? E allora bisogna guardare, bisogna capire da che parte si guarda l'inizio alla fine del viale. Certo. So che ci sono state in merito diverse versioni e alla fine ho visto che anche l'amico Salvatore Trimarchi ha ceduto alla vulgata popolare che si trattasse del Bar Rivera e che ha scritto questa bugia, tra virgolette, bonaria anche nel suo libro, come se fosse una verità ufficiale. In realtà, se tu, Franco, fai mente locale, il Bar Rivera non era proprio in fondo al viale, era veramente al centro del viale. Dunque. Ma io, scusami, difatti parlavo del Bar Progresso, che è quello che va verso la Cortina del Porto. Ma io Non adesso è... ho l'opportunità, grazie alla tua intervista, di dire effettivamente come stanno le cose. Io Ah! dico la pura verità, per cui nonostante siano circolate tante ipotesi Teorie. su questa collocazione, io dico esattamente di cosa si tratta, perché essendo ancora, grazie al cielo, vivo e vegeto, sono un testimone del mio tempo. Dunque, io e Salvatore eravamo molto amici, i nostri amici più cari del tempo erano Pino e Totò. Cosa succedeva? Che quasi tutte le sere noi ci vedevamo insieme sul viale San Martino, andavamo al Bar Calì a giocare a biliardo, flipper e quant'altro. Quasi sempre ci nutrivamo con la splendida gastronomia di Nunari, che rimane un ricordo chiaramente inconfutabile e indimenticabile. E tutte le sere cosa facevamo noi? Accompagnavamo i nostri amici che abitavano in Via l'Europa. Fino al bar Lombardo, Lombardo, al dalla Ponte Americano, sì, al Ponte Americano, perché loro abitavano in Via l'Europa. Dunque, la nostra fine del viale era il bar Lombardo, dove veramente andava gente che non sapeva cosa fare. Finalmente abbiamo una voce univoca e sicura. Era il Sì. Bar Lombardo, quel Sì, è una bar a cui... testimonianza probabilmente scomoda perché tutti nel tempo hanno idealizzato sul fatto che si trattasse del Bar Rivera e ripeto, anche Salvatore stesso nel suo libro In fondo al viale ha ceduto a questa vulgata popolare, ma noi sapevamo benissimo che quel bar in fondo al viale era il Bar Lombardo perché lì finiva la nostra passeggiata dopo aver accompagnato i nostri amici al Viale Europa. Perfetto. Quello che vorrei adesso sentire da te è com'è stato il passaggio dalla musica leggera, pop,
chiamiamola come vogliamo, alla musica classica. Cioè tu sei diventato, sei conosciuto, sei molto conosciuto adesso come tenore. Sì. Tenore forse leggero, io non so, non ho questa leggero, anche se adesso chiaramente sono in pensione dalla mia seconda vita, perché logicamente, anagraficamente, tu mi dici che non si può. Però, allora, diciamo che la musica nella mia famiglia è sempre stata di casa. E logicamente, avendo radici un po' antiche, nonni, bisnonni e quant'altro, il nostro salotto musicale era un salotto musicale molto classico, fatto di romanze, di brani d'opera e quant'altro. Per cui questo tipo di commozione, di emozione sulla musica classica, la lirica, eccetera, io me la sono sempre portata dentro. E adesso vedo che anche a 70 anni si sgambetta sui palchi, eccetera, mentre nel momento in cui io presi questa decisione di lasciare la musica pop avevo solo 30 anni, perché nel nostro immaginario di quel tempo, tu mi correggerai se sbaglio, la persona già a 30 anni si riteneva abbastanza matura, dovesse fare delle scelte abbastanza concrete e quant'altro. Dunque io in un certo senso ho lasciato la musica pop dopo 10 anni di attività, dal grosso modo dal 69 all'80, e ho pensato di diplomarmi al Conservatorio Verdi, la città in cui vivo, e poi alla fine ha preso il sopravvento il primo amore, diciamo, la voce era quella lì che era stata sempre la mia stella polare, però non si può passare così facilmente da una non da una voce naturale bianca, diciamo, da una mancata impostazione a un'impostazione lirica, per cui ho dovuto logicamente studiare, mi è costato sia sacrificio che soddisfazioni, e quando mi sono sentito pronto ho cominciato a partecipare ad alcune audizioni nei teatri lirici e quant'altro. Cominciavo ad avere anche una certa età, per cui sarebbe stato molto più complicato partire da zero con una nuova attività solistica, per cui ho partecipato anche ad audizioni corali, perché essendo già facendo parte di complessi mi è piaciuta sempre la squadra come emozione di impatto, e non ti nascondo che quando si è in 100 uscire all'Arena di Verona a fare il Requiem di Verdi piuttosto che Carmina Burana e quant'altro è un'emozione straordinaria, cosa che mi manca tanto, perché il Covid e quant'altro hanno messo veramente a serio rischio tutte le nostre socialità, tutte le nostre tutti i nostri contatti, ed è quello che mi è mancato di più, devo dirti francamente. Però sì, devo dirti che ho visto una registrazione, non so dove né quando, in cui tu cantavi Nessun Dorma. Sì. Che mi ha emozionato, cioè mi ha fatto, probabilmente perché eri tu, io non lo so, però non sono questo grandissimo esperto di musica classica in particolare, però realmente ti ho sentito come fossi un tenore dalla nascita, diciamo così, eppure ti ricordavo e ti conoscevo come un cantante di musica pop. Mi permetto, Franco, caro, di fare un'osservazione tecnica. Noi tutti nasciamo con delle caratteristiche vocali che sono un po' come il nostro DNA. Nessuno riesce a darti le note che non hai e nessuno riesce a toglierti le note che hai. Per cui io in un certo senso, quando ero ragazzo e cantavo senza nemmeno conoscere la musica, prendevo una gamma vocale senza conoscere nemmeno che tipo di note andavo a toccare, però che erano già tutte nella gamma tenorile. Per cui dopo si è trattato semplicemente o con tanto studio di mettere a frutto un'impostazione, però su quella che era comunque la mia gamma naturale, che era sin dal ragazzo e dalla nascita, come in tutti i casi umani che ti ho citato, essere quella di una gamma tenorile. Per cui ho dovuto applicare la tecnica dell'impostazione lirica a una gamma che già era preesistente e che comunque nessuno mi avrebbe tolto aggiunto. Ma in questa avventura della tua vita c'è un
un qualcosa che ricordi in maniera esplosiva, cioè che ti ha fatto, che ti ha gratificato in maniera particolare, in una Tantissime, cos'è. sì, tantissime, e non ti nascondo che sono le cose che mi mancano di più. Allora, nella prima parte, dopo gli studi, le prime cose che ho fatto da tenore lirico sono state quelle che abitualmente il tenore italiano fa per lavorare, guadagnare e vivere, per cui ho girato mezzo mondo con l'accompagnatore e eseguivo ciò che il tenore italiano esegue nel suo repertorio, cioè le romanze, le arie d'opera, le canzoni napoletane, eccetera. Poi, ti ripeto, rientrato a Milano, quando c'è stata tutta quella situazione, ti ricorderai del terrorismo, gli aerei che cadevano, tutte queste cose qua. Sì. Allora, anche per situazioni familiari, in accordo con mia moglie, mia figlia, eccetera, ho pensato di evitare tutti questi viaggi all'estero, l'America, il Giappone, la Russia e quant'altro. Ho detto, beh, guarda, mi riferisco al territorio italiano e farò qualche cosa di vocale in Italia. Cosa è successo? Che in quel periodo il maestro Romano Gandolfi, per chi non è un addetto ai lavori, è stato un mito dei maestri di coro, e insieme a un altro grandissimo musicista, che è il direttore Riccardo Chailly, misero in piedi una struttura a Milano che si chiamava La Verdi. Loro agivano con situazioni di coro e orchestra, dunque lì si trattava di abbandonare la situazione solistica per cercare di fare delle audizioni come artista del coro, e con tanti colleghi cari e validi ci siamo presentati a queste audizioni. Logicamente siamo stati assunti, e da lì è partito il mio amore per le realtà corali. Infatti, anche invecchiando, tu mi insegni, molte volte ti danno delle responsabilità che non avevi da più giovane. Ho fatto anche l'ispettore del coro di tante situazioni liriche, e le cose che più ricordo sono, per esempio, i concerti e le opere con Riccardo Muti, e con Daniel Oren, con questi mostri. Io, quando me li vedevo davanti, dicevo: ma caspita, ero un ragazzo che cantavo appunto in fondo al viale, perché queste cose qua. Adesso mi trovo di fronte a Riccardo Muti, piuttosto che, ho anche ultima grande emozione, non ti nascondo, l'Arena di Verona con i concerti del maestro Morricone, una emozione infinita. Era come stare 2 ore dentro un film, una cosa davvero indimenticabile. Bello, bellissimo. Senti, Mentre, scusa, poi. non ho concluso, mentre riferendomi alla mia precedente esperienza delle tournée all'estero, mi piaceva, quando ero fuori, il fatto che loro, sentendo queste arie d'opera, queste canzoni napoletane, queste romanze, eccetera, io per loro fossi l'Italia in un certo senso, e questo mi gratificava un po', devo dire, era molto bello. Hai parlato di tua figlia. Io al solito, ma vado un po' alla cieca, ma non tanto. Ho sentito, ho percepito che hai una figlia che è una donna in gambissima che canta Sì, jazz. ma lei mi ha superato di molto, devo dirti Ah sì? francamente, perché come ha portato avanti l'evoluzione della specie. Della specie Perché, musicale, dal punto di sì. vista Allora, musicale. ti premetto, il jazz non era mai stato di casa nella nostra famiglia, per cui quando lei finì il liceo artistico, forse per fare contenti noi genitori, ci disse: vabbè, mi iscrivo all'Accademia qui a Milano, ma voglio tentare anche la strada della scuola jazz di canto di Franco Cerri ed Enrico Intra, che erano i mostri sacri del jazz in Italia. Non so se mi prendono, però se mi prendono di là, faccio quello come scelta di vita. La presero, e dopo aver fatto lei il quadriennio più l'anno di specializzazione, le dissero: guarda, Alice, mia figlia si chiama Alice Ricciardi, sì, iscriviti al Festival Mondiale di Montreux, perché dopo un certo numero di anni non prendono più, iscriviti e sicuramente farai una bella figura. Lei si è iscritta ed è arrivata seconda al mondo. Prese una borsa di studio, per cui andò 6 mesi in America, ha registrato dei brani in America con dei musicisti americani, e quando è tornata in Italia il suo produttore disse: Alice, sai che c'è? Facciamo un tentativo folle, andiamo
alla Blue Note, che è il tempio discografico mondiale della discografia jazz, e proponiamo questi tuoi brani. Non hanno mai preso un artista italiano, né strumentista né tantomeno vocal, per cui noi facciamo un tentativo. A me sembrano molto buoni questi tuoi brani, questa tua interpretazione. Può darsi che tu sia la prima ad essere sottocontratta dal Blue Note. E così andò. Così andò, le fecero fare il suo primo CD, che si chiamava Give Me the Simple Life. E successivamente, a parte il suo CD personale, la Blue Note fece una collana di tre CD dove diceva 100 anni di jazz Blue Note, e accanto nomi come Ella Fitzgerald, Etta James, c'è anche Alice Ricciardi. Per cui devo dire che da quel punto di vista lei mi ha molto sopravanzato. Ecco. Va bene. Una ultima cosa, vuoi dare un cenno, un saluto a quei messinesi o a quelli che ti conoscono in generale ormai intorno al mondo? Preferirei su Messina, via, anche io sono molto legato alla città di Messina. Vuoi dire qualcosa a quei messinesi che sono, sì, rimasti, diciamo? Se devo dire la verità, anche se io ho ereditato da mio padre un certo senso di malinconia, devo dire che siamo dei sopravvissuti adesso, per cui anagraficamente ci troviamo a un certo percorso della nostra vita dove non tutte le persone alle quali ci vorremmo rivolgere sono ancora con noi. Per cui il mio pensiero va sicuramente a tutti quelli che sono come noi, grazie al cielo, sopravvissuti, ma non dimentico quelli che ci hanno accompagnato per tanto tempo. Mi vengono in mente, guarda, il primo e l'ultimo delle nostre perdite proprio per quanto riguarda proprio il complesso dei jazz. Noi abbiamo perso Gilberto Bruno, che aveva 23 anni, il nostro meraviglioso chitarrista, e ultimamente purtroppo è mancato Pino Salpietro, che era il batterista. Per cui io tutte queste persone le porto nel cuore. Ti dico una cosa, e nel nostro unico album dei Gens io composi una canzone che si intitola Il giardino della mente. Quella canzone mi risulta molto particolare perché io ho sempre composto prima la musica e poi sulla musica adattavo il testo metrico. Invece una mattina stranamente mi svegliai con questa idea in testa e avevo un block notes sul mio comodino, presi la penna e cominciai a scrivere. Te ne accorgi subito perché è come un fuoco nella nebbia, e mi venne di getto un testo come se fosse realmente ispirato da qualcosa. E poi su quel testo, contrariamente a quanto facevo sempre, adattai la musica. Bene, in quella canzone io dico che mi ricordo tante panchine, sono panchine deserte nel giardino delle mente, perché alcune persone, alcune immagini che tornano dal passato al presente non sono più così reali, così concrete nella nostra quotidianità. Bello. Ascoltami, io adesso chiuderei questa nostra chiacchierata per non renderla troppo lunga, però con la promessa che ci risentiremo e parleremo un po' più a fondo della tua carriera di musica lirica. Il piacere di averti ritrovato, lo devo dire perché è il minimo, è perché ho sentito Ettore Cardullo, il bassista dei Gens. Sì, che in un certo senso è il factotum de Deus Ex Machina di alcune nostre rinascite. Dobbiamo ringraziare entrambi, Ettore, perché ci ha permesso di fare questa breve chiacchierata. Sì. Adesso ti lascio, ti auguro una buona giornata e ci risentiamo presto. Sicuramente. E un abbraccio di cuore a te e nel ricordo a tutti quanti hanno seguito con partecipazione questa nostra discussione della memoria. Grazie Filiberto, okay. Un abbraccio, ciao. Ciao. Ci rivediamo la prossima volta a 360 gradi, naturalmente.